Buongiorno, oggi è giovedì 26 gennaio del 2017 dall'aeroporto di Fiumicino e vorrei lasciarvi con questa meditazione, con questo incoraggiamento. Vorrei leggere alcuni passi della Bibbia, dalla lettera agli Ebrei al capitolo 2, dal versetto 11 al versetto 18. Vorrei leggerlo da una traduzione molto bella, si chiama La parola è vita, e vi chiedo di ascoltare attentamente perché ha degli spunti di riflessione e di ringraziamento, credo, molto forti. Noi, resi santi da Gesù, ora abbiamo il suo stesso Padre. Questa è la ragione per cui Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Infatti, egli dice, parlerò di Dio, mio Padre, ai miei fratelli e insieme canteremo le sue lodi. E ancora, io confiderò in Dio e più oltre, eccoci, io e i figli che Dio mi ha dato. Siccome noi, figli di Dio, siamo esseri umani, fatti di sangue e carne, di carne e sangue, anche Gesù divenne carne e sangue nascendo come essere umano, perché soltanto così poteva morire per distruggere il diavolo che ha potere sulla morte. Soltanto così ha potuto liberare quelli che per paura della morte vivevano tutta la vita come schiavi. Noi tutti sappiamo che Gesù non viene in aiuto agli angeli, ma agli esseri umani che sono i discendenti di Abramo. Per questo fu necessario che Gesù fosse come noi, suoi fratelli, per poter diventare davanti a Dio il nostro sommo sacerdote, misericordioso verso di noi e fedele a Dio fino a pagare per i peccati del popolo. Il fatto che egli stesso sia stato tentato ed abbia sofferto lo mette in grado di capirci quando soffriamo e aiutarci quando siamo tentati. Vorrei incoraggiare in questo momento, vorrei spronare la fede di quanti in questo momento stanno vivendo nel senso di colpa, nel senso di condanna, che stanno vivendo sotto una religione, qualunque essa sia, cattolica, evangelica, di qualunque genere, di qualunque entità, non ha importanza. Le religioni sono tutte motivate dallo stesso spirito che cerca di controllare, manipolare e di dominare le persone. Lo Spirito Santo che è stato mandato da Gesù invece ci porta alla libertà e ci comunica la vittoria di Cristo che ci ha liberato dalla schiavitù della morte e dalla paura della morte, che ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e dalla paura del peccato e ci ha liberato anche dalla coscienza del peccato. Ed è bellissimo quello che è scritto qui. Gesù dice alla Bibbia non si vergogna di chiamarci suoi fratelli. In Ebrei 11, al versetto 16 è scritto che Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, cioè Dio non si vergogna di noi in pratica. Gesù, il nostro fratello maggiore, non si vergogna di noi. E voglio parlare a te in maniera diretta. Gesù non si vergogna di te. E anche se in questo momento tu stai soffrendo, sei tentato, sei caduto, sei in questo momento sotto il senso di condanna, e in questo momento magari tu ti stai vergognando di quello che hai fatto, io voglio dirti che Gesù non si vergogna di te. Ebrei 2,18 dice una cosa straordinaria, dice Gesù infatti ha sofferto quando è stato tentato, senza però commettere peccato, ed ecco perché può venire in aiuto e in soccorso di tutti coloro che sono tentati. Ora, noi non siamo Gesù naturalmente, noi cadiamo, noi pecchiamo, noi facciamo cose straordinarie, cose belle, abbiamo un sacco di virtù, un sacco di doni e di talenti. Ma cadiamo anche perché siamo fatti di carne e sangue, perché siamo deboli. Questo riguarda ogni singola persona che vive sulla faccia della terra, anche quelli che fanno i super spirituali, magari scrivendo delle cose o mettendo dei versetti, pensando di essere o immuni o di essere superiore a qualcuno. Grazie a Dio siamo tutti uguali, viviamo tutti sotto lo stesso cielo e in un modo o in un altro abbiamo tutti bisogno continuamente della grazia di Dio. Gesù è stato sofferto quando è stato tentato, dice la Bibbia. Non ha commesso peccato ed ecco perché può venire in aiuto di coloro che soffrono quando sono tentati. Gesù non viene a giudicare, a condannare coloro che sono tentati, coloro che soffrono la tentazione. Gesù viene in aiuto, cioè Gesù viene a sostenere e Gesù viene a incoraggiare coloro che sono in questo momento sotto il fuoco della tentazione o che sono caduti, che sono sotto il senso di condanna. E
E Gesù viene da te, ti rialza e lui non si vergogna di te. E questo è molto importante che tu ed io lo comprendiamo. Gesù non si vergogna di te. Quindi chiunque tu sia, qualunque sia la cosa che tu abbia fatto, se c'è un senso di colpa nella tua vita, questo dimostra il fatto che il tuo cuore è puro, che il tuo cuore è pulito, che il tuo cuore ha desiderio di sentire, di avvertire quell'amore e quel perdono. E questo fa di te una persona che in un modo o in un altro accetta quella mano tesa che Gesù gli sta dando. Gesù non si vergogna di te, lui è tuo fratello, lui non è soltanto il tuo Signore, il tuo Maestro, lui non è semplicemente la via, la verità e la vita, lui non è il Creatore, il Redentore, il Liberatore, lui prima di ogni altra cosa è il tuo fratello maggiore. Dio, prima di essere il Creatore, il Signore, il Sovrano, il Redentore, con tutti i nomi che tu gli vuoi dare, la prima cosa che lui è tuo padre. Quando noi stabiliamo questo all'interno di noi stessi e affermiamo questo concetto, questo principio fondamentale per la grazia di Dio dentro di noi, la nostra vita cambia. Come diciamo spesso, l'amore di Dio verso di noi non cambia, non cambia, ma l'amore di Dio, l'amore di papà, l'amore dell'Abba Padre che ha presentato Gesù, ci cambia, il suo amore cambia le nostre vite e ci permette di amarlo di più, di onorarlo di più, di rispettarlo di più e di ascoltarlo di più per poter fare quello che lui dice, non come senso di dovere, ma come piacere. E questo è fondamentale. Non puoi conoscere Dio attraverso dei versetti. Tu conosci Dio, tuo Padre, attraverso lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo noi non possiamo conoscere Dio, perché non possiamo conoscere Dio con la nostra capacità intellettuale, con la nostra capacità di lettura, di comprensione. Se Dio non si rivela, noi non possiamo conoscerlo. La parola di Dio non è fondata su versetti, è fondata su principi, i principi che sono eterni e che non cambieranno mai. I versetti li possiamo disquisire, li possiamo cambiare perché ci sono traduzioni diverse, ci sono tradizioni diverse, ci sono modi di interpretare, modi di tradurre, eccetera, eccetera, ma ci sono dei principi che non possono essere né tradotti né interpretati. È il principio che Dio è amore, non può essere né tradotto né interpretato, non ha a che fare né con la grammatica, non ha a che fare con la dottrina, questo ha a che fare con la rivelazione piena che Gesù ci ha dato. Gesù non si vergogna di te e quindi voglio che tu prendi coraggio in questo giorno, che tu prendi forza e che qualunque sia la situazione nella quale tu ti sei coinvolto, ti sei coinvolta, lui ti rialza, lui viene verso di te e ti rialza e ti ristabilisce in tutto quello che è le sue promesse, la sua visione e le sue prospettive per la tua vita, che non sono le tue, che non sono le mie, ma che sono le sue. Lui ha pensieri più alti, lui ha vie più alte, lui ha dei pensieri più alti. Quindi devi in un modo o in un altro accettare necessariamente che la grazia di Dio ti rialza e ti ristabilisce. Una buona giornata, speriamo di rivederci presto, spero di avere connessione abbastanza per poter fare un po' di video e mandare un po' di notizie direttamente dalla Cina. Una buona giornata a tutti.